Ciao amici e bentornati a questo che a suo tempo io avevo definito un diabolico osservatorio. Questo è il secondo episodio di quella serie che avevo dedicato alla modalità osservatore e ai trucchi, cioè alla console dei comandi da cui si possono azionare i trucchi appunto e che consentono appunto di apportare molte modifiche a qualsiasi nazione del gioco, sia sfavorevoli sia favorevoli. E questo secondo episodio era stato rimosso da YouTube a causa della musica che avevo inserito, che era protetta da diritti d'autore, però allora ho pensato di modificare la musica anziché quella metal che avevo inserito precedentemente. Per il nostro papa eretico, insomma, questa volta ho deciso di mettere quella di due autori certamente non molto cattolici, cioè Bach e Wagner. Qui potete vedere che avevo fatto un errore nell'assegnare il bonus dei punti militari, l'avevo segnato allo Stato della Chiesa anziché alla Toscana, e qui ho corretto l'errore. Quello che adesso volevo fare è caricare questo secondo episodio che non era potuto rimanere a lungo online proprio a causa dei diritti d'autore, e anche il terzo che avevo registrato ormai 2 anni fa, ed è ancora inedito, ma poi naturalmente pensavo anche di inserire nu nuovi episodi alla nostra vecchia serie con Bisanzio, che mi piacerebbe davvero finalmente portare a termine, caricare quei video della partita in multiplayer sempre risalenti a 2 anni fa e che poi per motivi tempo non sono più riuscito neanche quella no, a caricare, non l'avevo continuata perché poi era finita in malo modo, diciamo, però. E non ero riuscito neanche più a proseguire le altre serie e a caricare appunto a caricare quella su Napoli multigiocatore, perché ho avuto i problemi col computer, poi i problemi all'università, cose di questo genere. Allora, intanto qui potete vedere che sto anche aggiungendo dei core alla Toscana, cioè Lucca, Siena e Roma, in quanto volevo favorire appunto le sue conquiste. Ho inserito oltre alle province toscane anche Roma, perché temevo che senza fare questo fosse impossibile per la Toscana conquistare Roma senza poi restituirla in seguito all'evento in cui gli altri paesi cattolici richiedono la restituzione di Roma al Papa. Allora, ecco, oltre a queste appunto iniziative che vi dicevo, cioè la prosecuzione della partita con Bisanzio, ho già registrato un paio di episodi, in realtà nuovi episodi della partita con Bisanzio, che caricherò nei prossimi 2 giorni, immagino, scusatemi, ma per diciamo ero un po' arrugginito e ho fatto qualche errore con l'audio, è un po' bassa la voce del microfono rispetto a quella della musica, però ho notato che se si usano delle cuffie si riesce comunque a sentire bene. Se invece non si usano le cuffie, la voce è spesso davvero coperta dalla musica. Scusatemi, sarà solo per i primi 2 episodi questo problema, ma proprio perché non ricordavo bene le opzioni che si usavano, non sono stato in grado appunto di ricordarmele, quindi ho fatto questo piccolo errore nelle prime registrazioni dopo 2 anni. Qui invece vi stavo mostrando come i paesi che avevamo sfavorito all'inizio della partita in modalità osservatore, cioè Mosca, gli Ottomani, la Spagna, oltre che la Francia e l'Inghilterra, se le stessero passando molto male, in particolare Mosca sia stata ormai annientata, e lo stesso sembra che stia accadendo agli Ottomani e alla Spagna. La Castiglia, cioè, è andata già in bancarotta, invece gli Ottomani stranamente sono ancora a galla, ma
evidentemente per poco. Invece se la cavano meglio la Francia e l'Inghilterra. E un'altra cosa, ecco, magari che volevo fare in futuro è iniziare una serie con Hearts of Iron 4, cioè Cuori di Ferro, un videogioco sempre alla Paradox ambientato nella Seconda Guerra Mondiale. E poi una volta che finisco la serie con Bisanzio iniziarne un'altra su Europa Universalis, ma con la nuova patch. Cioè, ormai la distanza, diciamo, tra quella che usavo con Bisanzio e anche quella della partita con Napoli e quella più moderna, diciamo, è davvero grande. E quindi mi piacerebbe, insomma, fare una partita anche con l'ultima versione al gioco e magari anche fare qualche video più serio, sempre sul tema, ad esempio, della Costituzione che avevo affrontato nell'ultimo video in cui parlavo della proposta di riforma che fu, insomma, fu portata avanti dal governo Renzi ormai un anno fa. E poi invece, sì, queste cose. Qui invece si vede lì l'Irlanda che si è quasi unificata e stavo cercando di capire se, vista la difficile situazione, l'Inghilterra potrebbe mai, avrebbe mai potuto, insomma, unificarsi del tutto, cosa di certo possibile. Intanto prosegue anche, come vedete, la guerra di Venezia contro l'Albania. Era durata molto a lungo, se ricordate, perché l'assedio è iniziato da poco tempo, ma per molto tempo invece era stata una guerra fredda, potremmo dire, senza vere battaglie e senza nessun assedio. Qui stavo reinserendo le nazioni interessanti che erano scomparse. In realtà l'obiettivo inizialmente era solo quello di aggiungerne alcune che avevo dimenticato, poi mi sono reso conto che si sono cancellate tutte e quindi le stavo aggiungendo nuovamente. Un'operazione che richiede un po' di tempo. È buffo essere qui adesso a commentare nuovamente un video che ormai risale a più di 2 anni fa, ma ho riascoltato, insomma, la precedente registrazione. Non ero ancora abituato alla nuova versione del gioco in cui erano stati modificati. Era stato modificato in particolare l'assedio delle province, e quindi erano stati introdotti i forti in solo poche province, mentre le altre erano diventate molto più semplice da conquistare, e però io non avevo ancora capito del tutto la dinamica, quindi ogni tanto facevo delle specie di gaffe su dove si trovassero i forti, o dove, cioè perché non ci fossero, cioè no, non trovavo dei forti che in realtà c'erano, ma erano solo disabilitati. Quindi almeno col nuovo commentario non ci saranno nuovamente queste gaffe. Immagino sarete curiosi di sapere che cosa accadrà invece agli ottomani dopo la pace, visto che sono messi così male. Allora, qui si vede Venezia, non si sa di cosa stavo parlando. Ecco, vediamo che. Ah, è sì, il tesoro, come vedete, anche Granada aveva un favorito. Oltre a Venezia, la Toscana. Bisanzio e Genova, se ricordo bene. E forse mostravo come i soldi spesi da Venezia fossero stati usati per costruire degli edifici. E qui invece compare il missionario, nonostante la provincia sia stata conquistata, quindi evidentemente c'è un errore nel mostrare questo missionario che non può più essere all'opera. Intanto Vijayanagar si è espansa.
E anche l'ultima provincia libera degli ottomani, Kocaeli, è stata occupata da Karaman. Adesso dovremo vedere che cosa accadrà nelle trattative di pace. Come vedete, là, cioè, è molto divisa il punteggio, no? Cioè, sì, molte potenze si sono contese il territorio ottomano, però nessuna quindi per questa ragione prevale nettamente sugli ottomani. Intanto l'Albania è stata conquistata da Venezia e la Castiglia praticamente è caduta completamente nelle mani di Granada, cioè tutti i forti sono stati conquistati e l'unica provincia che resiste è la Navarra. Intanto ecco, gli ottomani hanno dovuto cedere Ankara a Karaman. E ora i bizantini assediano Kukaeli a loro volta. Gli ottomani sono falliti nel frattempo, quindi accodandosi alla Russia e alla Castiglia. Anche l'Austria avevamo sfavorito, se ben ricordo, sì. Intanto ecco il trattato di pace tra Granada e la Castiglia. La Castiglia cede, mamma mia, sono sette province, praticamente tutta l'Andalusia. Ecco, lì cercavo il forte di cui vi parlavo, che semplicemente era disabilitato. Non hanno potuto prendere Haen perché era stata occupata non da Granada ma da un altro stato, forse il Marocco, e quindi non avevano potuto annetterlo. Adesso naturalmente ci sarà la difficoltà per Granada di insomma, integrare tutte queste province è stata davvero una grande conquista, ma richiede naturalmente molti punti amministrativi l'integrazione e potrebbe portare a delle grosse rivolte. Vediamo un po'. Forse volevo appunto vedere perché non avessi iniziato l'integrazione. Ah no, qui mi rendevo conto di non aver inserito insomma, nessuna pretesa in Spagna a favore di Granada. Allora avevo deciso di in pratica dare a Granada come pretese tutte le province spagnole per una sorta di re-reconquista, no? Avrei potuto forse anche dare dei cuori in Andalusia, però non so perché non l'avevo fatto, però qui in questa lunga operazione di assegnazione delle pretese, no? In pratica assegnavo tutta la penisola iberica come pretesa a Granada. È un'operazione un po' lunga perché non ho, insomma, non mi sono limitato che ne so, alla Spagna meridionale, ma proprio a tutta la penisola iberica, comprese tra l'altro le province nuove che erano state aggiunte in quella versione. 1750, 1851. 2751. E queste devono essere appunto le ultime aggiunte in quell'ultima versione del gioco. Poi in realtà non ho, è da tanto che non gioco Europa Universalis in realtà, quindi a parte che adesso ho ripreso, ho ristudiato insomma,
il gioco per riprendere la partita con Bisanzio, però ho ristudiato la versione, quella versione del gioco. Invece non conosco bene le ultime versioni, no? Quindi non, in realtà non so se siano state aggiunte ancora ulteriori province. Però diciamo che in questa versione con cui avevo creato questa serie modalità osservatore erano state aggiunte davvero diverse province interessanti, anche in Italia, tra cui i due stati, cioè il Monferrato e Lucca. E qui non so cosa sto facendo. Ah, ecco, spiegavo che per rimuovere una pretesa, anziché usare il trucco add claim, si usa remove claim se si vuole aggiungere la manodopera. Si mette manpower più un tot di manodopera, quella che si vuole aggiungere. Per invece conquistare una provincia, si inserisce insomma, il trucco own e a fianco del. Di questa frase è il numero della provincia che si vuole conquistare. Intanto siamo ripassati alla modalità osservatore e continuiamo appunto a osservare che cosa succede. Intanto Genova ha follemente dichiarato guerra, una guerra di conquista su Bisanzio, forse attirata appunto dalla grande quantità di oro che è disponibile ai bizantini. È una guerra di conquista di Costantinopoli per i genovesi. È dovuta a una loro missione. Questo naturalmente però potrebbe spingere Bisanzio a siglare prima la pace con gli ottomani e quindi doversi accontentare di una minore espansione su territorio ottomano. Ottomani che tra l'altro sono quasi falliti, come vedete, cioè sono falliti e quindi quasi azzerati nel loro morale. Ok, qui Atene dà una mano ai bizantini. Intanto c'è una battaglia navale tra i bizantini e gli ungheresi che erano alleati di Genova. E i genovesi stanno facendo uno sbarco nel Peloponneso. Qui valutavo il fatto che gli ungheresi potessero passare eventualmente per la Serbia, cosa che pare poco probabile, però non impossibile. Naturalmente Genova non è molto pericolosa per Bisanzio, forse in sé, però se si unisse davvero all'esercito ungherese sarebbe davvero pericolosa. Gli ottomani hanno reclutato un nuovo esercito, chiaramente poco utile in questo momento, visto il bassissimo morale che avrebbero, però tentano comunque di difendersi dai bizantini. Intanto, come vedete, Gerid ha conquistato quasi tutta la Tunisia, compresa la capitale. Intanto Napoli in una guerra volta a riprendere, credo, da Aragona la Sicilia, e Venezia intanto dichiara guerra a Cipro. Qui i bizantini sono un po' a rischio, proprio avendo reclutato truppe a fianco dell'esercito genovese. I veneziani intanto ingaggiano battaglia navale nelle acque di Cipro,
stanno vincendo contro la flotta cipriota. Anzi, l'hanno affondata il tutto, sembrerebbe. E Tunisi viene ancora di più fatta a pezzi dai berberi, da questi stati tribali. E intanto la flotta bizantina forse è in grado di impedire un secondo sbarco genovese, distruggendo la flotta, appunto, dei genovesi, che però riesce a portare in salvo le truppe, come potete vedere, le tre cocche che trasportavano le truppe si sono salvate, però la flotta genovese per il resto è stata completamente annientata e le poche truppe superstiti si vanno a rifugiare a Chio. Intanto altre battaglie navali, come vedete, tra i polacchi e gli algerini. Curia ha dichiarato guerra ai Mamelucchi. È vero, i Mamelucchi erano stati da noi depotenziati, però al punto che Macuria potesse dichiarare guerra non pensavamo. Intanto Costantinopoli, l'impero romano oriente, ha fatto pace con gli ottomani e richiedendo Adrianopoli e Cocaeli, che sarebbe penso Nicomedia, nella città che si trovava in quella striscia di terra, se ricordo bene. C'è Nicomedia in quella zona, però non mi ricordo esattamente la posizione reciproca delle due città. Però intanto i veneziani sono già riusciti a sbarcare a Chio e a Cipro e a sconfiggere l'esercito cipriota, e adesso Cipro è sotto assedio, mentre il Papa è riuscito a integrare anche Urbino nel suo dominio. Intanto questa cosa che si notava, come l'esercito genovese un po' stupido, rimanendo fermo in Achaia, praticamente senza attaccare i bizantini che si trovano in Morea, cioè viene chiamata Morea quella provincia, anche se in realtà sarebbe più la Laconia quella, cioè Morea è un sinonimo di Peloponneso in realtà. Quindi già solo in Morea a ben vedere i genovesi, però sono nella parte settentrionale e dovrebbero invece recarsi in quella meridionale. Qui è iniziata l'integrazione delle province andaluse. Portogallo. Anche il Portogallo ha perso molto prestigio. In realtà non so se ciò sia dovuto a una bancarotta fatta in passato al Portogallo, sempre perché anche il Portogallo doveva essere uno stato sfavorito da noi. Tutti gli stati più potenti erano stati sfavoriti, in realtà, da noi. Intanto però gli ottomani non trovano ancora pace perché continua la loro guerra contro la Serbia. E intanto i napoletani sono riusciti a conquistare Messina prima che gli aragonesi conquistassero. In realtà più che aragonesi sono i loro alleati ferraresi conquistassero Napoli. Però Napoli continua a essere sotto assedio e quindi se non riusciranno presto a respingere le armate nemiche da Napoli, cosa che sembra tra l'altro improbabile vista la loro inferiorità numerica, e ciò porterebbe con ogni probabilità alla loro capitolazione, visto che tra l'altro Napoli, se non sbaglio, è l'unico forte che hanno. Sembrerebbe. Tanto i bizantini sono sbarcati in Ungheria, cosa assurda. Però l'esercito ungherese non si vede, e ciò è dovuto al fatto che ho notato, non ero riuscito a capirlo subito, però riguardando il video ho notato che erano andati in Circassia gli ungheresi, lasciando completamente sguarnita la loro terra. Intanto
Infatti qui controllavo l'esistenza dell'esercito ungherese, sono 20.000 uomini, ma non ci sono in Ungheria, sono tutti in cercasse. Tra l'altro i napoletani sono bloccati in Sicilia, la flotta aragonese li blocca in Sicilia e quindi credo non sia possibile. Adesso non mi ricordo se in questa pace si potevano bloccare ancora gli stretti, però è forse impossibile per loro tornare a Napoli a causa del blocco navale, cosa che sarebbe abbastanza logica, però visto che i napoletani controllano entrambe le province di Messina e della Calabria, forse in realtà possono tornare indietro. Adesso dipende dalla pace, non mi ricordo se questa modifica era già stata implementata. Qui stavo osservando appunto, però non facevo la prova per vedere se potessero muoversi. Non, in realtà non so bene cosa osservassi realmente. Boh. Comunque, sembrano fermi. Quindi lasciano poco spazio. Probabilmente potevano già muoversi in questa pace, però non lo fanno. I napoletani, io mi chiedevo appunto perché avessero, cioè se ne stessero immobili come anche i genovesi, o prima era capitato con i veneziani. E sembrava un po' insomma, un difetto dell'intelligenza artificiale. Intanto avete visto, in Inghilterra c'è una guerra civile, una guerra di successione probabilmente, o comunque l'ascesa di un pretendente. Intanto purtroppo i serbi hanno iniziato a retrocedere. Cioè, più che altro hanno perso, stanno assediando Salonicco, però non occupano più le province ottomane confinanti con la Serbia, anche per l'aiuto di algerini che si stanno rivelando molto utili per evitare la disfatta degli ottomani. Intanto i bizantini aiutano i loro alleati, i valacchi, a sconfiggere una rivolta. Ecco, Napoli è stata conquistata dagli aragonesi e quindi gli aragonesi hanno imposto la rinuncia napoletana alle pretese sulla Sicilia. Intanto la Circassia ha dovuto far pace a causa dell'assedio ungherese, e questo è quello che mi ha fatto capire dove fossero le truppe ungheresi. Eccole lì, si intravedono anche. Intanto la guerra di Bisanzio con Genova si svolge soprattutto, abbiamo visto, in Ungheria, dove tra l'altro per qualche assurda ragione i bizantini stanno aiutando gli ungheresi a far fuori i pretendenti al trono. E qui cercavo cosa esattamente? Le flotte di chi? Di Bisanzio, 17 navi. Però ecco, non la trovavo. Però è qui, nascosta. Certamente perdere la flotta sarebbe un disastro per i bizantini, visto che hanno l'esercito all'estero. Però non credo che la flotta, anzi, la flotta genovese è già stata distrutta, come anche quella ungherese, quindi sono al sicuro, tutto sommato. Qui, con qualche difficoltà, sono riusciti a far fuori i pretendenti. Il pretendente. Intanto Cipro è stato annesso dai veneziani, che si sta rivelando forse dopo essersi assopiti
per buona parte del primo episodio, adesso si sta rivelando capace di fare qualche conquista grazie ai bonus che gli abbiamo dato, come anche Granada è riuscita a integrare, ormai quasi tutte le province le sta integrando, tranne Murcia, che è ancora rimasta, insomma, non integrata. Tanto Atene è stata occupata dai contadini, dai rivoltosi contadini. E i Mamelucchi sembra che non se la vedano benissimo nella guerra intrapresa dalla Macuria. Gli ungheresi ritornano in patria e bisognerà vedere se i bizantini saranno in grado di batterli. Trebisonda è riuscita a salvarsi dagli ottomani. Kocaeli è stata conquistata in realtà Kocaeli perché avevamo assegnato il cuore ai bizantini, quindi hanno potuto conquistarla. Intanto c'è una battaglia tra ungheresi e bizantini e gli ungheresi sono stati battuti a Targoviste, cioè nella capitale della Valacchia. Quindi sembra stia andando tutto bene. E i bizantini che adesso attaccano anche la seconda armata ungherese dovrebbero riuscire a batterla perché è priva di leader e è molto meno numerosa. Ma in realtà forse è in territorio montagnoso, quindi sono riusciti solo per poco a batterlo. Intanto Venezia dichiara guerra agli ottomani. Quindi, oltre ai serbi, adesso anche i veneziani hanno deciso di iniziare guerra a raffica. Vogliono conquistare l'Epiro. E forse anche Biga. Avevano preteso di andare su Biga, in Asia Minore, cioè la Troade sarebbe. Intanto il titolo imperatore dall'Austria passa al Brandeburgo. Mentre la Spagna è in preda alle ribellioni di eretici. Quindi, come vedete, i paesi che noi abbiamo penalizzato soffrono molto, anche l'Inghilterra è andata in bancarotta. Invece un po' meno si rivelano straordinariamente potenti, cioè, i paesi che abbiamo favorito. Cioè, è più facile danneggiare evidentemente il computer che favorirlo, perché in parte il computer è comunque penalizzato dall'intelligenza artificiale che non sa sfruttare appieno i propri vantaggi. Intanto c'è un'altra battaglia tra gli ungheresi e i bizantini, ho visto, ma forse potrebbero. Si aggiunge però dei supporti. Ok, hanno vinto comunque i bizantini, però nella seconda battaglia sarà più difficile. Vediamo. Senza generale, gli ungheresi stanno tentando comunque di battere, però per pochissimo sono arrivati i rinforzi alla fine che hanno consentito la vittoria. Tra l'altro i bizantini sono stati completamente annientati in Oltenia dopo aver vinto numerose battaglie consecutive, però senza nessuna vittoria decisiva. Diciamo, i bizantini sono stati completamente distrutti. Intanto qui c'è un'altra battaglia in Morea. Due generali più o meno alla pari, però i bizantini sono stati di nuovo sconfitti, però questa volta non hanno annientati. Un'altra sconfitta, la guerra quindi volge a sfavore
dei bizantini, però l'Ungheria ha accettato di far pace con Bisanzio. Quindi adesso solo Genova è rimasta in guerra. Quindi stava per trasformarsi in un rovescio, in una rovina per i bizantini la guerra, però per fortuna, grazie ai precedenti assedi, gli ungheresi sono stati disposti a fare una pace bianca con Genova, cioè con l'Ungheria, scusate. E intanto le armate genovesi di Chio sono state distrutte perché mentre erano trasportate via mare la flotta bizantina è intervenuta e ha affondato le cocche. Quindi si profila una buona possibilità per i bizantini conquistare Chio, che è un loro cuore. Però naturalmente con un piccolissimo esercito in questo momento. Il che non. Chio ha una fortezza, in effetti, è difficile conquistarla. Però hanno anche un buon punteggio i bizantini. Intanto di nuovo una battaglia tra genovesi e bizantini che volge di nuovo a favore dei genovesi. Che hanno questa volta sbaragliato completamente l'armata bizantina, quindi non va affatto bene per i bizantini in questo momento. Cioè, il punteggio è ancora favorevole e probabilmente sarà molto difficile per i genovesi conquistare Costantinopoli, che sarebbe davvero la rovina. Se non riescono, però, cosa molto probabile che non riescano, visto che non hanno la flotta necessaria, e comunque Bisanzio è salva perché, guardate, la flotta genovese viene di nuovo attaccata, è quella più numerosa bizantina, e probabilmente affondata. Quindi, come potete vedere, c'è una grande superiorità navale dei bizantini, però accompagnata da una inferiorità dal punto di vista dell'esercito di terra. Ciononostante, sarebbe di sicuro possibile per loro iniziare l'assedio di Chio, che porterebbe inevitabilmente alla conquista di Chio. Tanto per ragioni assurde, i veneziani che sono in guerra con gli ottomani, anziché assediare l'Epiro, come dovrebbe essere il loro obiettivo, stanno a Corfù a ridurre il rischio di rivolta, perché c'è un rischio di rivolta ortodosso, Corfù sta venendo convertita, ma è del tutto ridicolo che i veneziani se ne stiano a Corfù mentre sono in guerra con gli ottomani. Tanto qui guerra in Medio Oriente, come al solito. Di nuovo c'è un piccolo esercito in Morea che sembra fatto apposta per essere distrutto. Per fortuna i genovesi sono un po' distratti. Mentre Firenze se ne sta assopita. Una rivolta contadina a Genova potrebbe anche stroncare quel poco che rimane dell'esercito genovese rimasto in Liguria. Il Brandeburgo conserva il trono imperiale, mentre la Macuria alla fine ha perso contro i Mamelucchi. Era abbastanza strano che riuscisse a batterli, però ci ha provato. E intanto gli ottomani soffrono anche di una rivolta contadina diffusa, mentre Genova, stranamente, non gli è stato chiesto di cedere il Chio, che era cor bizantino, ma di liberare la Liguria e la Corsica. Probabilmente i bizantini non avevano sufficiente punteggio per richiedere senza averla conquistata Chio. Invece i veneziani se ne stanno appunto qui per ultimare la
la conversione, probabilmente tra poco finirà la conversione, si sposteranno, si immagino. Stanno convertendo anche Creta, questi veneziani. Torniamo alla modalità osservatore per vedere che succede. In Valacchia non è ancora finita la guerra con il pretendente, è di nuovo insorta una rivolta di... non so se è lo stesso pretendente o un altro. Continuano le guerre civili in Valacchia, mentre Genova comunque ha conservato i suoi possedimenti nel Mar Nero. La Serbia ha dovuto far pace... ha fatto pace bianca, pensate, con... gli ottomani, nonostante avesse conquistato Salonicco, quindi gli ottomani se la cavano tutto sommato bene. Intanto una seconda armata veneziana interviene, ecco che libera l'Albania dall'occupazione ottomana, e forse adesso si catapulteranno in Epiro? No. Anche i cavalieri alleati dei cavalieri di Rodi alleati dei veneziani sbarcano in Tessaglia, mentre l'Asia minore ottomana è occupata dai contadini rivoltosi. Trebisonda intanto sta occupando buona parte di Akkoyunlu e quindi potrebbe essere in grado di fare, di espandere il proprio regno. O meglio, non so se è che rango abbia il regno di Trebisonda, se sia considerato regno o un impero addirittura. Intanto Milano dichiara guerra alla Svizzera e quindi anche a Genova, che è alleata alla Svizzera. I genovesi vengono battuti subito, ma non sbaragliati. Milano è alleata della Toscana, che finalmente interviene in una qualche guerra, però non è una guerra di particolare interesse, devo dire, per la Toscana. 40.000 contadini insorti intanto in Asia Minore. I veneziani si stanno fermi, come vedete. Un po' assurda la loro immobilità. E un'altra battaglia tra svizzeri e genovesi uniti da un lato e toscani e milanesi all'altro, che vincono. Vediamo un po'. Altre rivolte in Spagna, ma anche, ecco, come vedete, a Granada. Per assurdo, proprio a Granada c'è... questa cosa è molto irrealistica, perché i separatisti castigliani sono insorti, pare, proprio a Granada, cioè l'unica provincia in cui non dovrebbero insorgere. A meno che si siano spostati sul forte di Granada. Più probabile, forse. Intanto comunque sono state integrate tutte le province, credo, forse anche la Murcia. Una battaglia di nuovo la flotta genovese, che genovesi non si stancano mai di ricostruire grazie agli ingenti fonti da noi profusi, cioè da noi, grazie al ritrovamento appunto in Palestina. La flotta genovese si è potuta subito ricostituire e sta sconfiggendo quella toscana. Però Genova stessa è assediata alle truppe toscane, quindi certamente evitare il blocco navale gli sarà utile, però. Però l'assedio di Genova è già finito, perché
c'è una battaglia in Lombardia che noi non stiamo seguendo, però stiamo più che altro seguendo le vicende dell'Italia centrale, in cui Siena, lo Stato e la Chiesa sono intervenute evidentemente. C'è una guerra tra Ferrara, alleata di Siena, e lo Stato papale alleato di Lucca, credo, e di Mantova, dovrebbe essere così. Quindi grandi battaglie, e sembrano chiaramente sfavorite Ferrara e Siena contro lo Stato della Chiesa e i suoi alleati. Intanto già, vista comunque la pace piuttosto, insomma, non troppo pretenziosa siglata dai bizantini con gli ottomani, tra 2 anni scadrà la tregua e quindi i bizantini potrebbero tentare di concludere la loro riconquista alla Grecia se dichiarassero guerra prontamente, nel momento in cui gli ottomani, ricordiamo, sono in bancarotta e completamente allo sbando, quindi sorpresi da una rivolta molto grave in Anatolia. Mentre Granada è già caduta nelle mani dei ribelli, però l'esercito del sultano di Granada sta tentando di riconquistare la propria capitale, ma intanto i ribelli procedono con rapidità nell'occupazione del resto della nazione, per fortuna armate minori e ufficiali invece tentano di limitare l'azione ai ribelli, ma intanto scoppia una pestilenza nell'accampamento dell'esercito di Granada. Quindi non è facile questo assedio. Tra l'altro non usano la flotta per bloccare il porto, questo consente ai ribelli di rifornirsi per via navale. Chissà perché non bloccano il porto, sono proprio dei geni. Infatti. Però intanto questa volta hanno avuto più successo. Intanto i toscani stanno assediando anche Roma. Quindi lo Stato della Chiesa, perché è intervenuto anche contro Milano e la Toscana, ok? E intanto la Provenza è intervenuta però a fianco di Milano e la Toscana. Quindi la guerra si allarga, diventa sempre più una guerra regionale. Invece i veneziani sono proprio rimbecilliti, per così dire. Non è la prima volta che vediamo questo atteggiamento molto passivo da parte dei veneziani. L'abbiamo già visto in Albania, adesso con gli ottomani. No, proprio c'è qualche errore, qualche tarlo nell'intelligenza artificiale che non gli consente di comportarsi correttamente in questa situazione. Infatti una cosa che stavo considerando di fare e provare, cioè, anziché proseguire questa serie oltre il terzo episodio, visto che tutto sommato, vabbè, non, cioè, riguarda una versione vecchia ormai, e credo di aver spiegato comunque abbastanza bene come funzionano i trucchi e la modalità osservatore, si potrebbe però fare un confronto facendo lo stesso esperimento, ma con la versione, di gioco attuale, per vedere se l'intelligenza artificiale è migliorata dopo 2 anni, o se è rimasta quella, sempre quella di sempre. Però devo dire che facendo un confronto tra Europa Universalis e Hearts of Iron, mi sembra che comunque in Europa Universalis comunque sia più decente, diciamo, l'intelligenza artificiale rispetto a Hearts of Iron. Intanto, una super rivolta, diciamo,
scoppia anche in Bulgaria, 30.000, più di 30.000 rivoltosi, gli ottomani se la vedono sempre peggio, se riescono a salvarsi da questa rivolta deve essere una sorta di miracolo perché hanno già occupato mezza Bulgaria, la Bulgaria tra l'altro è completamente in difesa, davvero buffa questa, secondo me questa decisione di togliere i forti da tutte le province per metterle solo in un paio di province praticamente. Quindi ciò rende naturalmente molto semplice la conquista di grandi territori, mentre i contadini hanno occupato praticamente tutta la Castiglia che ce la vede davvero male. Hanno addirittura preso, praticamente, abbattuto lo Stato spagnolo e hanno imposto le loro riforme, diciamo così. Intanto, però, scusate, non me ne ero reso conto, ma non ci sono più ribelli a Granada. Non so che fine abbiano fatto, ma sono scomparsi. Boh. Tanto la conquista della Bulgaria continua da parte dei ribelli e i veneziani finalmente hanno deciso di andare a Salonicco, ma non a Ianica, che è il loro obiettivo, cioè l'Epiro. Sì, non so come abbiamo fatto come si chiamano, gli andalusi, insomma, di Granada a sconfiggere, ahia, proprio in questo momento, una rivolta dei separatisti bizantini, ma ha avuto, non è successo per via dell'esercito veneziano che la stronca subito. Davvero buffa questa cosa. Hanno scelto il momento sbagliato, evidentemente, per ribellarsi. Però appunto non so riguardo all'esercito di Granada come abbia fatto a sconfiggere i ribelli che erano più numerosi senza peraltro cessare dall'assedio di apparentemente dall'assedio di Granada. O è stato sconfitto, ma non lo so. Forse si sono devono essersi per forza spostati da Granada per sconfiggere l'esercito rivoltoso e poi sono tornati lì. L'unico modo che posso immaginare. Magari è scoppiata una battaglia tra l'esercito minore. C'era un'armata più piccola di Granada, di soli 3.000 uomini, magari è stata un po', aumentata quella. A un certo punto i rivoltosi sono andati su quell'armata e l'armata principale è intervenuta per aiutare quella secondaria. E a questo punto, molto per fortuna, cioè per grande fortuna di Granada, o forse per un generale migliore, sono riusciti a sconfiggere i ribelli. Essendo anche in posizione difensiva, probabilmente è andata così. E poi hanno ripreso l'assedio. Però hanno di sicuro rischiato parecchio. Intanto, ecco, Mosca ha ripreso una provincia, credo. Però Mosca non ha più Mosca, quindi è un po' buffa questa Moscovia senza Mosca. Hanno riconquistato la provincia di Vladimir, che sinceramente non conoscevo. Ah, guardate intanto, i veneziani stanno uccidendo, distruggendo i rivoltosi. Non ci credo. Hanno distrutto la rivolta bulgara. Diciamo che gli ottomani stanno davvero anziché essere impediti nel. Insomma, essere distrutti i veneziani li stanno aiutando, come prima i bizantini avevano aiutato l'Ungheria contro i suoi ribelli. Questa cosa capita troppo spesso, evidentemente, è ridicolo che ci sia, cioè, i tuoi nemici ti aiutino. È capitato anche nella mia partita con Bisanzio che in pratica i miei nemici sconfiggessero i miei ribelli. Intanto Genova viene di nuovo battuta brutalmente dai toscani. Avevano tentato di assediare Firenze, i genovesi, ma se ne devono ritornare indietro con la coda tra le gambe. Mentre i milanesi assediano i grigioni. Venezia ha occupato un po' di province, come vedete, ma adesso sconfiggerà probabilmente anche delle armate, esatto, ottomane. Forse si recano finalmente in Epiro? No.
si ritirano subito. Salonicco se la vede brutta. Intanto sembra che i contadini siano riusciti a imporre le loro riforme agli ottomani. Invece i milanesi questa volta attaccano in montagna i genovesi e gli svizzeri, a cui si aggiungono i papalini, e quindi vengono sconfitti per la prima volta, forse, dall'inizio della guerra, a causa della sfavorevole conformazione geografica. Intanto lo Stato della Chiesa fa pace, quindi si arrende sostanzialmente. Forse i toscani erano riusciti a occupare Roma, quindi si sono arresi i papalini. Quindi ancora una volta è più difficile per i genovesi vincere. Gli ottomani invece devono solo pagare un tributo alla Venezia. Per ottenere la pace. Intanto persino dei pretendenti al trono stanno insidiando gli ottomani, che stavano rivedendo di tutti i colori, e questo sarebbe molto dannoso per gli ottomani, visto che hanno un sultano di grandissime qualità. Se venisse scalzato sarebbe un colpo durissimo. Mentre Napoli è insidiata dai, no, dai nobili ribelli. Granada si è ripresa, a quanto pare, dalle rivolte, e sembra aver riacquisito la stabilità di cui ha bisogno per consolidare le sue conquiste, ma è in guerra, in realtà, mi pare. Ha una guerra in Nord Africa, Granada. Intanto i bizantini hanno integrato Atene. Ok. Come vedete 556 le statistiche di questo sovrano. Non so che statistiche avrebbe il pretendente, ma non immagino chiaramente incomparabile. I pretendenti intanto hanno già occupato Salonicco, quindi è molto difficile adesso per gli ottomani, visto che non sono neanche più in guerra con i veneziani che potrebbero aiutarli. Ormai nessuno può più aiutarli, a quanto pare, e quindi sarà molto difficile per loro sbarazzarsi del pretendente. A meno che i bizantini non dichiarino guerra, e finita la tregua, se dichiarano guerra e attaccano il pretendente, potrebbero fare finalmente un altro piacere agli ottomani. L'obiettivo ottomano, abbiamo visto, è salvaguardare l'Anatolia orientale. Come vedete, stanno perdendo, arretrando insomma su tutti i fronti gli ottomani, e hanno questo obiettivo di salvaguardare invece i loro territori. Ecco, il pretendente va a Uskup. Uskup. E qui, ecco, c'è il fo. Stanno assediando la capitale, ecco, Uda Vendiger. E quindi, una volta finito questo assedio, davvero non ci sarebbe più nulla da fare per gli ottomani. Sono ancora in bancarotta, quindi il loro morale è talmente basso che difficilmente, anche affrontandoli in battaglia, potrebbero batterli. Di nuovo compare il missionario a Salonicco, quando non dovrebbe esserci. Bene comunque che queste rivolte impediscono agli ottomani di ultimare queste guerre anche. Gli ottomani di ultimare le loro conquiste. I genovesi intanto vengono di nuovo sconfitti dalla coalizione milanese, mentre la Castiglia eredita Aragona, il trono di Aragona. Ciò naturalmente gioca molto a sfavore di Granada, perché si trova in questo modo coalizzate insieme due grandi potenze iberiche.
Ecco la guerra che vi dicevo. Ah, non è Tunisi, ma è Tlemcen, questo stato. Tunisi non c'è più. Beh, Tlemcen è Tunisi, di fatto. Algeri, scusate. Algeri non c'è più, si chiama Tlemcen. Tanto Modena è stata conquistata a Lucca. Ah, sono... Chi? Ah. No. Alcune province sono occupate dal pretendente, altre invece dai bulgari. Ecco che Castiglia entra in alleanza anche col Portogallo, in questo modo davvero isolatissima, Granada, di nuovo a rischio, perché evidentemente solo la Castiglia se la sta passando così male, però tutto sommato aiutata dai dissidi interni, anche dei ribelli. In particolare i nobili stanno sconfiggendo il pretendente al trono, nobili che a loro volta si sono ribellati contro il sovrano, ma evidentemente non si trovavano meglio nemmeno col pretendente al trono. In questo modo vengono anche spazzati via forse dall'esercito ufficiale castigliano. Assurdo, sono fatti fuori da soli i ribelli, ma intanto il pretendente ha potuto insorgere nuovamente con una nuova armata di 11.000 uomini, ma noi speriamo che non abbia successo perché al momento il sovrano di Granada ha solamente, cioè ha le statistiche 0-0-0, quindi è completamente inutile il loro sovrano, quindi il pretendente sicuro sarebbe migliore e noi speriamo invece che la Castiglia continui a trovarsi in cattive acque. Invece, a quanto pare, i ribelli sono gli unici che capiscono come si fanno gli assedi. Sono già andati in Epiro e hanno occupato l'Epiro, cosa che i veneziani per anni non erano riusciti a fare. Intanto, la Bulgaria tutta ha dichiarato indipendenza agli ottomani, uno smacco gravissimo. Intanto Bisanzio ha la missione proprio di conquistare i Balcani orientali, che sarebbero la Bulgaria. Quindi, proprio in questo momento in cui la Bulgaria non ha nessun esercito e nessun alleato, i bizantini potrebbero attaccarla e conquistarla immediatamente. Ricordiamo che tra l'altro le province, a meno che siano state convertite, no, sono ortodosse, quindi sarebbe facilissimo per i bizantini anche integrarle successivamente. Però non è detto che abbiano il tempismo necessario, vedremo. Qui nuove ribellioni dei pretendenti. Dubito che l'esercito spagnolo possa batterli. Intanto la Serbia è in guerra, in una guerra molto difficile, anche contro l'Ungheria. Granada si allea invece con i Mamelucchi, che anche loro non sono però in buone acque. Kandahar dichiara guerra agli ottomani. Gli ottomani davvero stanno venendo distrutti gradualmente da tutte le potenze confinanti e anche dalle potenze interne come la Bulgaria che si sono ribellate al loro dominio. Al fianco di Kandahar c'è anche Karaman, che di nuovo quindi si trova in guerra con gli ottomani. Evidentemente, ecco, il nuovo sultano non rassomiglia per nulla a quello vecchio. Bisanzio annuncia Genova intanto come rivale. Questo potrebbe essere anche il momento migliore per i bizantini di dichiarare guerra agli ottomani, visto, cioè, da un lato agli ottomani, dall'altro anche alla Bulgaria, a buone occasioni Bisanzio. Intanto si sono ribellati i greci del Ponto di Caffa, cioè Teodosia, che vogliono riunirsi all'impero di Trebisonda. Trebisonda che tra l'altro, se ricordo bene,
Vabbè, dicevo, Trebisonda si è espanso un pochino anche in Anatolia. Intanto invece la Bosnia ha conquistato quasi tutta cioè le province che prima erano serbe, in particolare il Montenegro e anche le miniere d'oro del Kosovo. Kandahar ha già occupato la capitale ottomana, adesso sta liberando questa provincia di Issel, si chiama. Ecco, ha fatto, e adesso probabilmente procederà all'assedio a tappeto dell'Anatolia. Qui intanto, come al solito, i castigliani stanno avendo problemi con i ribelli, hanno già occupato Toledo, i ribelli, quindi ormai direi che il pretendente si insedierà al trono. Questo potrebbe anche essere abbastanza buono per i castigliani, visto il re attuale che hanno. Karakunyoglu ha un nuovo vassallo, Shirvan. Ecco, il nuovo re, Rodrigo della Vega. 1-2-2, non è chiaramente un ottimo re, ma di sicuro migliore di quello precedente. E il nuovo re, ecco, questo fatto ha già rotto l'unione personale che esisteva tra Aragona e Castiglia. A causa dello scarsissimo prestigio di cui gode evidentemente la Castiglia, l'unione personale non è potuta durare, ciò naturalmente è una salvezza per Granada. Mentre la Savoia è occupata ormai dai provenzali. Intanto non avevo notato, ma è stata fatta una pace bianca, o quasi bianca, tra gli svizzeri e i milanesi, quindi una grande guerra regionale che è sfociata nel nulla. Tanto, come vedete, l'Anatolia ha cessato di esistere, più o meno. E mentre l'Anatolia ottomana, ovviamente, mentre Salonicco di nuovo stanno tentando di nuovo di convertirla, gli ottomani. La Savoia ha dovuto solo pagare un tributo e annullare delle alleanze a favore appunto della Provenza. Mentre la Castiglia sta tentando forse di corrompere e integrare poi la Navarra. Nuove rivolte di eretici intanto in Inghilterra. Pensa anche nel Lorena. La Bretagna se la passa male mentre nel frattempo. Ecco qua. Invece i bizantini stanno facendo gli sciocchi. Quindi la Bosnia è diventata una grande potenza regionale nel frattempo. Ok. Chissà che cosa conquisteranno i nostri eroi, staterelli minori dell'Anatolia, i Beylik dell'Anatolia. Ok, qui anche Smirne, questa è Sugla, credo sia Smirne praticamente, che è sotto assedio. Cioè, Smirne è tutta la provincia, quella che un tempo era la provincia d'Asia, un po' ridotta, diciamo, come diciamo. Intanto Costantino XI non è degno molto del suo nome perché non sta approfittando della situazione. Però adesso con 11.000 uomini di sicuro si stanno riprendendo perché la precedente guerra aveva ridotto fortemente la manodopera a disposizione dei bizantini, ma questo è chiaramente un momento molto favorevole. Intanto Cipro viene assediata, cioè assediata, viene convertita, scusa, al cattolicesimo dei veneziani, mentre gli ottomani hanno già fatto pace con le potenze d'Asia Minore, hanno ceduto a Kandahar 4 province, nonché 100 ducati, quindi
vista anche la cattivissima situazione in cui si sta trovando l'impero ottomano, sempre più piccolo, questi pagamenti sempre comunque abbastanza esosi potrebbero costringerla a nuovi indebitamenti, a cui difficilmente, a causa dell'economia disastrata, potrà porre rimedio. Ormai ha una decina di province l'impero ottomano. Come vedete, Kanik, Amasya, Kastamonu, no, Kastamonu c'era già, Bolu e Udavendigar. Francia e Aragone si sono alleati. L'unica potenza un po' più debole, adesso forse ancora la Castiglia, che è alleata però col Portogallo. E quindi non converrebbe, credo, a Granada attaccare. Forse potrebbe invece resistere a un attacco qualora venisse sferrato da una potenza isolata, grazie anche all'aiuto magari del Marocco, che se non sbaglio è alleato di Granada. Intanto, come avete visto, i bizantini e ottomani si sono imposti a vicenda un embargo. In Valacchia la rivolta del pretendente dura ormai da anni, ma i due eserciti non sono propensi ad affrontarsi a causa della loro virtuale eguaglianza. Quindi il vincitore sarebbe probabilmente chi riesce a mantenere la propria posizione difensiva. Intanto un pretendente abbiamo visto anche a Milano, è insorto. Genova è entrata in alleanza militare con Lucca. Ha delle ottime alleanze la Toscana, invece, ma anche lo Stato della Chiesa, addirittura alleato all'Inghilterra. Siena invece sarebbe facile, una facile conquista per Firenze, ma per qualche strana ragione Firenze se ne sta a guardare. Okay, qui c'è l'integrazione delle prime tre province, poi una invece non è ancora iniziata l'integrazione. Invece, come vedete, Salonicco è già al 40% la conversione. Chissà invece Cipro se di questo passo probabilmente verrebbe convertita molto rapidamente. I bizantini stanno prendendo molto tempo per agire. Mosca dichiara guerra a Yaroslav, intanto. Forse Mosca vuole riprendersi, ma bisogna vedere se questa guerra sarà eventualmente favorevole. Qui forse capivo per la prima volta come si faceva a capire che dove c'erano i forti. Ok, qui in costruzione nuovi edifici a Costantinopoli. Vediamo un po'. Yaroslav, ecco, questa provincia che separa le due province principali della Moscovia, e Yaroslav è vassallo dell'Orda d'Oro, che però ormai è scomparsa e ci ha fatto una brutta fine sta partita, molto peggio del solito. E quindi hanno sfruttato il momento i russi, ma qui anche i bizantini sono di nuovo intervenuti finalmente e hanno dichiarato guerra proprio agli ottomani col fine di riconquistare Tessalonica, Salonicco, insomma, e la Grecia. Quindi nel prossimo, terzo e ultimo episodio registrato, ancora inedito dopo 2 anni, vedrete come andrà a finire questa guerra. E intanto vi saluto.
Naturalmente appunto, vi invito a guardare i prossimi episodi della nostra serie bizantina.